Buongiorno e ben ritrovati come ogni giorno in diretta alle 14:30 con un caffè con persone speciali che ci possono raccontare cosa sta succedendo in questa quarantena, che cosa succederà quando usciremo di casa. Abbiamo oggi un ospite che ci parlerà in particolar modo di moda e di che cosa per il nostro paese. Marta Sannito dovrebbe essere in collegamento con noi. Eccoci, quella, che bella, tutta colorata dietro. Ciao Marta. Ciao, ciao Monica, ciao, grazie per avermi ospitato in questa tua rubrica, che ti seguo ovviamente. Grazie a te. Posso chiederti di abbassare leggermente così ti vediamo un po' di più? Se Scusami, riesci, perfetto. Come sei bella colorata. mi senti bene però, no? Sì, ti sento Non benissimo. servono cuffie, non serve niente. Al momento no, ma tanto poi ce lo scrivono. Se non si sente, iniziano a scrivere: non si sente, non si sente. Quindi ce ne rendiamo conto anche noi. Stavo dicendo, allora, nata in Abruzzo, di questo sei fiera, quindi lo ricordo. Non dico l'anno perché tanto chi se ne importa. Nella vita fai la brand marketing manager. Ci spieghi subito che cos'è una brand marketing manager? Perché magari non tutti lo sanno. Fondamentalmente fa tanto. È un mestiere complesso dove ci si arriva anche per gradi di esperienza di non poco conto. In tutti i settori. Mi senti? Adesso sì, prima eri frizzata e non ti vedevo. Ok, dicevo che il brand manager che cosa fa? Prende o sviluppa o lancia o comunque prende qualcosa che già esiste, che è un nome, un'entità concettuale abbinata a un prodotto, a una linea di prodotti che può essere prodotto o servizio, e contribuisce a quello che è il suo sviluppo, passando chiaramente per un processo di estrema valorizzazione di tutte le leve, perché poi il marketing con le leve e il brand è chi gestisce tutte le leve del marketing mix, quindi con tutti gli strumenti, creando un'identità durevole, quindi in un lungo periodo, fondamentalmente per massimizzare gli investimenti che un imprenditore o comunque un azionista ha fatto rispetto a questo brand. Quindi è un Perché processo, sì. spieghiamo il tuo lavoro perché adesso, appunto, siccome entriamo nel dettaglio, almeno vediamo qual è la visuale da cui guardiamo il settore della moda in particolar modo. Perché tu hai avuto un passato in questo ambiente in cui hai sviluppato delle competenze che adesso stai mettendo, diciamo, a frutto e a servizio del futuro. Sì, io fondamentalmente ho avuto una grandissima fortuna, quella di entrare anche in un settore che è quello del fashion system, in periodi e in anni incredibili, che era all'inizio degli anni 2000, dove fondamentalmente c'era una grande opportunità per i giovani che volevano sperimentare, che avevano la voglia anche di contribuire a dei cambiamenti. Parliamo di quel mondo perché è un mondo dove tutto quello che era digitale non c'era, per cui immaginate quanto i paradigmi erano diversi e quanto era diverso. Però diciamo che la specialità, la fortuna, l'audacia, tutto quello che poi fa parte di un percorso professionale è stata quella di incontrare grandi interpreti, quindi di affiancare queste menti ispirate, questi protagonisti indiscussi della moda italiana. Io ho contribuito al lancio e allo sviluppo di diverse seconde linee. E questo perché quel mondo aveva anche le seconde linee, quindi seconde linee sono tutte le linee Certo. accessibili delle grif, ecco, banalmente, in una piramide ideale di prezzo, se la punta è rappresentata dalle prime linee, le seconde linee sono quelle che declinano il brand nell'accezione stilistica a un prodotto più accessibile. E questo è stato una grandissima esperienza, perché loro, quelle figure, quelle lì, che poi anche oggi, poi nel frattempo i designer, per carità, si sono voluti e hanno anche delle responsabilità più ampie, però quella fortuna lì è unica, perché a me è rimasto un grande tesoro, che è quel punto di Ecco, vista, il loro punto di vista. un grande tesoro che tu in questo momento stai mettendo a frutto per cercare di costruire una nuova visione, una nuova strategia per brand della moda nel futuro, perché questo stop è pesato in particolar modo su questo settore. Ci puoi dire quali sono stati gli Sì. effetti e com'è il punto da cui ripartiremo a breve per quanto riguarda la moda?
Assolutamente. Allora, due premesse. Una, che parlare di futuro è sempre molto complicato e chiaramente il nostro è un sistema molto molto complesso. Parlare di crisi della moda significa parlare di una crisi di un settore importante che pesa in Italia moltissimo, circa 90 miliardi di fatturato, è il secondo settore trainante dopo la meccanica del manifatturiero italiano, impiega più di 580 mila posti di lavoro, quindi Certo. immaginate il peso di questo sistema, che sono poi piccole, grandi imprese, artigiani, veramente è una filiera, quella della moda, molto molto complessa. Per cui, come tutti i settori, nel lockdown c'è un momento di grandissima crisi. Quello che posso dire io, in base alla mia esperienza, che poi è un po' quello che è l'oggetto di studio che stiamo cercando di mettere a sistema, come tra me e altre persone che fanno questo mestiere da un po' e che hanno il privilegio di conoscere molto bene il passato, di non conoscere il futuro, ma la voglia di sperimentare, perché chiaramente il futuro è sperimentazione e buttarsi un po' avanti. Quindi diciamo che chi come noi ha un bagaglio da trascinare, forse questo approccio è leggermente più, da un lato più semplice, da un altro è una resilienza che il cambiamento fa paura a tutti. Però diciamo che il tavolo che stiamo costruendo è un tavolo di persone che credono in un profondo rinnovamento di questo necessario, ma soprattutto necessario e strumentale al rilancio di un Made in Italy, che è un'eccellenza, che è qualcosa che ci contraddistingue. Che ci contraddistingue del mondo. Questo come? Attraverso un approccio integrato. Chiaramente è molto complicato quello che sto dicendo ed è uno schema concettuale che stiamo cercando di Elaborare. definire, ma è un piano, io ci tengo a precisare che è un piano che non può necessariamente prescindere dal medio-lungo periodo, perché qualunque cosa oggi in qualche modo crea una disruption ulteriore alla disruption che il lockdown ha generato, sono ulteriori elementi di complessità. Per cui è un processo di radicale trasformazione, ma per fasi, con un approccio integrato, perché ricordiamoci che la filiera del Made in Italy è una filiera correlata a tutta una serie di eccellenze incredibili, perché il design, ma nell'accezione ovviamente dello stile, Certo. ma anche della bellezza, della salute, del turismo, del patrimonio culturale che abbiamo, arte, il patrimonio paesaggistico nell'accezione della sua bellezza. Per cui diciamo che queste correlazioni devono essere sfruttate per questo percorso. Proprio perché interrelate, quindi sinergicamente dobbiamo approcciare con questo metodo integrato. Ovviamente ci vuole coraggio, ci vuole intuizione, ci vuole audacia. A me piace parlare, mi piace usare in questo periodo una parola che ogni tanto tiro fuori anche con i miei studenti, che fortunatamente attraverso la tecnologia incontro tutte le settimane. E sono circa 100 che saluto nel caso fossero in ascolto e che ci tengo tantissimo a salutare, che è questa parola di ricablare. Cioè, noi abbiamo una missione che è quella di ricablare. Cosa significa ricablare? Quando si ricabla una casa, in qualche modo si cerca di mettere a nuovo un sistema che magari non era sano, al fine di aumentarne le prestazioni. Ecco, il nostro mondo non era sano, il nostro sistema non era sano. Abbiamo questo compito di metterlo in sicurezza e quindi garantire in termini occupazionali, in termini di soddisfacimento della domanda, in termini soprattutto in termini etici. Abbiamo tutta una serie di obiettivi, però cercando di aumentare quelle che sono le prestazioni, perché altrimenti non riusciamo ad attuare questo. Guarda, su Quindi è questo una ti grande fermo. opportunità. Ecco, questo è Ti fermo quello che. perché c'era una domanda. Enza Moscarito lo dice: che ne pensi della lettera di Armani al mondo della moda? La lettera di Armani che diceva, insomma, siamo andati troppo oltre, bisogna ritornare alla sostenibilità, fare meno eventi live, viaggiare meno, meno collezioni, mordi e fuggi, non soltanto 3 settimane in negozio e un cambio continuo, perché lui dice io disegno una giacca perché duri nel tempo. E quindi dice la collezione che stiamo mandando fuori resterà fino a settembre. Questo era il suo messaggio.
Allora, io innanzitutto rispetto uno dei più illustri del patrimonio internazionale, e se uno deve pensare a uno dei valori del Made in Italy, uno dei primi nomi in assoluto per Certo, è suo. l'eccellenza che ha rappresentato anche in termini di trasversalità di periodi storici, è lui. Per cui è una figura che è un mecenate, è uno che è stato un visionario, un grandissimo talento, un grandissimo imprenditore. È una grandissima persona. Io ammiro molto anche il suo coraggio di dialogare a un mondo che è molto diverso da quello che lui ha conosciuto e che tende Ma certo. ancora di gestire personalmente, perché è una persona che controlla tutti i processi e diciamo il suo successo se l'è veramente guadagnato. Diciamo che gli spunti sono assolutamente importantissimi, perché lui dice c'è un modello che deve cambiare. Siamo andati forse, abbiamo esagerato, c'è stato un sovradosaggio di consumo che tutto sommato non veniva nemmeno richiesto, c'è un fast fashion che ha esagerato, le sfilate troppo di corsa. È tutto vero Certo. ed è figlio di quell'opportunità che secondo me dobbiamo poter cogliere. Lee Edercourt, che è una trendsetter importantissima olandese, lei dice che la pandemia è una benedizione. È una benedizione perché dopo la peste nera c'è stato il risorgimento, dopo la seconda guerra mondiale c'è stato il boom economico degli anni 70. Questo è un momento in cui l'opportunità è quella di ispirare persone come Armani, professionisti, imprenditori, di fermarsi, riflettere, pu puntare a questo rinnovamento, magari anche attraverso un recupero di alcuni sistemi che in qualche modo si erano un po' persi. Sicuramente un'occasione per ripensare un sistema che è vecchio e che può essere migliorato sotto tutti i punti di vista. Ecco, può essere migliorato. Iniziamo dalla sostenibilità, che era uno dei punti che toccava anche Armani. In che modo la moda può andare verso una produzione e un settore, diciamo, più sostenibile? Ma Monica, la sostenibilità se ne parla da un po'. È un argomento che poi la moda in particolare ce l'ha veramente sul collo, perché siamo produttori di tanto inquinamento e chiaramente rendere un prodotto soprattutto lusso, sostenibile, che poi analizziamo anche questo, no? Sostenibile cosa significa? Significa durevole. Fondamentale, perché se uno traduce sostenibile è durevole, che per definizione cozza con quello che è il mondo del rinnovamento, di quello che va di moda, e se va di moda non può essere durevole, per cui è un trade-off tra in qualche modo che va coniugato alla luce dei nuovi parametri. Oggi probabilmente la domanda di qualcosa che necessariamente è di moda e che è all'ultimo, che ha questo percorso di velocità, magari cade un po', no? Siamo un po' scettici. È come dire che in qualche modo abbiamo un po' antipatia per lo spreco, c'è cioè l'eccesso di dispersione, no, non ci piace, ci siamo fermati su Non questo posso. punto. E quindi probabilmente la moda dovrà riconciliarlo questo attraverso un'innovazione sostanziale di processo, però. Cioè non si può partire pensando di divenire tutti sostenibili, no? Cioè dobbiamo ripensarla, riprogettarla. E l'innovazione è un altro tema, perché non è banale. Gli investimenti da fare, non solo investimenti intesi come compro questo, faccio questo, è un investimento culturale. Cioè, innovare i processi in una logica diversa, dove comunque la domanda per definizione è contratta. Capasa stima un meno 2,5 sul primo trimestre del 2019. Gucci ha già dichiarato un meno 14. Boff e McKinsey ci hanno già detto che sicuramente il primo trimestre del 2019 Certo. il lusso, se va a meno 40, è già qualcosa. Ecco, quindi 8 aziende su 10 avranno difficoltà finanziarie, ma soprattutto non ci sarà domanda. Cioè, questo è il Certo. concetto. Anche se, per esempio, in Cina, Wuhan, quando hanno riaperto, sono stati presi d'assalto Hermès, Louis Vuitton, insomma, Sì, la corsa alla spesa, ma è sai come chiamato il revenge lo shopping. chiamano il revenge selling, no? Il fatto Esatto.
Ecco, esatto. Sì, ci saranno anche questi fenomeni, per carità, però secondo me c'è tanta consapevolezza e spero ci sia anche rispetto a un nuovo percorso che noi dobbiamo in qualche modo compiere, questo rallentare, tornare un po' all'autenticità, perché rallentare significa anche concentrarsi e fare bene le cose. Cioè, adesso questa declinazione di anche questi stilisti, che anziché dover fare necessariamente 10 cose, 15 cose, se ne fanno Certo. un po' meno, fondamentalmente quello che si predilige è la qualità. Ecco, però dobbiamo sostenere un cambio un po' complesso, cioè non possiamo dire da domani si fa così, no, cioè è un percorso che tocca l'innovazione, tocca la sostenibilità, sicuramente si parla anche di modelli nuovi, anche di vendita, se pensiamo al virtuale, cioè l'online crescerà in maniera smisurata, però anche le esperienze virtuali cresceranno. Io banalmente stavo già Ecco, pensando. l'innovazione che tu hai toccato sarà uno dei temi che la moda dovrà affrontare, e non soltanto appunto nell'e-commerce e nelle esperienze virtuali che dicevi tu, ma probabilmente innovazione anche nei prodotti, nei materiali. Ah, beh, certo, ma questa era già una priorità, come dire, cioè, chi ha le mani un po' in pasta, ce ne eravamo già accorti che era una priorità questo, e poi, vabbè, chiaramente alcuni hanno avuto la sensibilità di partire e di già compiere questi passaggi, e altri invece magari gli mancava un po' il coraggio. Sì, il consumatore sarà diverso, per cui la trasformazione digitale che le aziende dovranno compiere è funzionale a raggiungere un nuovo tipo di consumatore. Banalmente, questo social selling, perché i negozi sono chiusi e comunque le persone si stanno anche un po' abituando, no? A una certa attitudine, a un certo modo d'acquisto. Esisteva già, si rafforzerà come? Creando delle community che non penseranno solo ad acquistare, ma penseranno anche a vivere delle esperienze virtuali. Io stavo già lavorando prima del lockdown in maniera pionieristica con un'azienda che sta progettando una fiera virtuale. Ecco, c'è E chi per era già. fortuna, perché le fiere chissà quando ripartiranno. Esattamente, infatti questa azienda mi ha detto: guarda, io a maggio lanciamo insieme, perché io sono la consulente del progetto, questa fiera. E in realtà da marzo adesso ho avuto 31 richieste di fiere internazionali, perché chiaramente, e questa è una roba stranissima, se tu immagini di entrare con il tuo avatar. Certo. E vai in una fiera e ti vedi le tue cose, è un ribaltamento di paradigma, però è un'opportunità, perché quando riapriranno le fiere ci sarà chi avrà una fruizione da casa e chi avrà una fruizione, cioè, quindi, come dire, se uno parla in termini di marketing è un target incrementale, per Sì, cui. c'è tantissimo da fare. Fra l'altro, già all'ultima Milano Fashion Week, tanti, per esempio, compratori cinesi erano stati invitati a non venire personalmente proprio perché si sapeva che potevano portare il virus, ma acquistare, diciamo, Certo. online, e qualcosa si è riuscito a fare in questo modo. Per cui, diciamo, l'emergenza ha un po' velocizzato un trend che forse era inevitabile. Assolutamente sì, ma c'è già Zegna ha già anticipato che a giugno farà la sua sfilata virtuale. C'era Moncler che aveva in qualche modo lanciato Genius, poi non ha fatto in tempo. Insomma, c'è chi aveva già Certo. colto, perché veramente i segnali erano molto molto forti, per cui cogliamo anche lo spirito, diciamo lo spunto di Armani, ma cogliamo quello di Anna Wintour, che dice: fermiamoci, puntiamo a migliorare la qualità delle cose, facciamo bello, facciamo in modo che veramente il lusso e la moda possa esprimere quella qualità che la parola merita, che l'accezione della parola merita. Questo è un po' lo schema, però quello che è importante è che è vero responsabilità sociale, è vero trasformazione digitale, questa innovazione che stiamo chiedendo, però non possiamo prescindere da un processo di formazione.
Esatto, infatti volevo chiederti questo perché c'è molta attenzione in questo periodo e noi lo vediamo perché quando scriviamo gli articoli online abbiamo, cioè sul giornale tu non hai la percezione di quale sia l'articolo più letto, online sì, e quando parliamo dei lavori del futuro praticamente schizzano come click in una maniera impressionante. Ecco, visto che la moda deve cambiare, quali sono le professioni che tu ti immagini dovranno essere sviluppate e su cui appunto la formazione deve puntare. Allora, innanzitutto, secondo me abbiamo un compito grandissimo, quello, diciamo, il primo, dopo aver studiato bene bene, perché io insegno e dico ai ragazzi, prima di muoversi bisogna studiare. Però dopo Certo. aver studiato tutto quello che è un po' la mappa delle dinamiche, secondo me bisogna, il primo compito è quello di trasformare, ritrasformare alcune professionalità, quindi riadattarle a un nuovo modello. E questo è il primo compito. E quindi questo è necessariamente magari un processo di lenta trasformazione, ma necessaria sul campo. Certo. E invece la seconda attività, secondo me, è fondamentale, dalla quale non possiamo più. Ha bisogno di innescare queste generazioni e di formarle più velocemente possibile, perché anche Certo. attraverso di loro tanti processi di innovazione avvengono più velocemente. Ecco, c'è una domanda prima che andiamo avanti su questa cosa della formazione che è di Ilaria De Filippo, che di fiere ne vede tante, di altro tipo, si occupa di design, che chiede, puoi descriverci meglio l'idea della fiera virtuale? Perché magari vuole capire se anche nel design si potrà trasformare in questa direzione. Ma è un progetto di cui non posso tanto dare dettaglio perché ovviamente al lancio. Purtroppo siamo in ritardo perché se non ci fosse stato il lockdown eravamo già fuori. Certo. Sì, avevamo anticipato un po' i tempi e quindi avrei potuto dare sicuramente più dettagli. È un'esperienza che tu fai da casa, quindi entri con il tuo computer, c'è un avatar che in qualche modo può personificarti Ma che e a bello. disposizione. Sì, a disposizione c'è un mondo virtuale da esplorare che rappresenta la fiera, quindi la descrive nel modo più dettagliato possibile. Per cui è veramente interessante. Ripeto, peccato perché era un argomento di cui già potevamo essere un po' quelli che, indipendentemente dal bisogno, creano Esatto, opportunità, potevate essere però dei è stato. precursori, ma lo sarete ugualmente perché tanto ora che gli altri si organizzano e arrivano al vostro livello, insomma ne passerà del tempo. Lo vediamo che i progetti, a parte che Qualche bisogna lieve avere la di visione, vantaggio lo avremo. esatto, bisogna avere innanzitutto la Sì. visione e poi bisogna avere la capacità di riuscire ad andare nel concreto. Ilaria De Filippo insiste, con ambienti in 3D chiede. Ma Ilaria, dobbiamo parlarne da sole, però non Ilaria, possiamo. chiamala, vi do il numero. Esatto. A Per maggio può. capire perché le mostre online ormai sono state sdoganate, dice. Sì, sono state Certamente, è una sdoganate, tecnologia però totalmente. insomma, è No, ancora allora, lunga per da pensare. carità, mai come questo momento, meno male che almeno io sono una patita di mostre, di arte, per cui tutta quella che è stata la fruizione da casa è Certo. stata una cosa sana per lo spirito, per l'animo e per incoraggiarci. Però fondamentalmente no, no, non è quella tecnologia, è una tecnologia più avanzata. Ok, rimaniamo sul vago. Senti, invece, tornando alla formazione e alle professioni di domani nella moda, che consiglio daresti a un giovane che vuole lavorare nella moda? In questo momento, in che cosa si deve specializzare? In che direzione deve andare? Dunque, specializzare è un'altra parola oggi che ha delle valenze molto diverse da 2 mesi a questa parte, perché molte aziende hanno negli ultimi periodi cercato una fortissima specializzazione. Probabilmente l'accezione che darei io anche per l'esperienza che ho e per
e per la visione che magari uno può contribuire a dare a questo mondo, probabilmente non abbiamo più bisogno di così tanta specializzazione su certe figure manageriali. Forse anzi avremo bisogno di un allargamento di visione, avremo bisogno di una grande contaminazione, quindi questa possibilità di fare sistema, che magari in Italia non è una cosa che è così No, comune. infatti. Però secondo me è un po' la chiave, per cui ribaltandola sulla formazione io direi approfondiamo il più possibile, ma non specializziamoci nel breve periodo. Io non lo farei. Insomma, bisogna stare a vedere qual è la direzione che prende la moda in questo momento, dici? Sì, perché poi la specializzazione diventa strumentale a una certa carriera, quindi è sul campo che ti specializzi. Sulla formazione, secondo me, tutta questa specializzazione al momento è rischiosa, perché poi se quelle figure professionali in qualche modo si ribaltano o cambiano Certo. di... Io non Rischi apporterei... di essere fuori dal mercato prima ancora di riuscire a entrarci, ecco. Sì, quindi... Quindi tu dici, consigli a un giovane di sporcarsi le mani il più possibile, magari con stage o con... Quello sempre, perché poi la curiosità è la mamma del diventare un po' capaci, audaci, la curiosità è fondamentale, ma in ogni settore, non solamente nel nostro, insomma. Senti, Credo. la tua altra grande passione è lo sport. Tu da sempre segui il calcio, giochi anche a calcio e grazie a te gioco anch'io a calcio, lo diciamo. E spesso per Charity, in una formula un po' particolare. Ci racconti la formula e come è nata? Allora, la formula è geniale, ma non perché l'abbiamo postulata noi, ma perché veramente ci si diverte un mondo, tu lo puoi testimoniare. Fondamentalmente è un gruppo di persone amiche, che quindi condivide oltre il campo da calcetto o campo, e che in qualche modo si ritrova sicuramente nel momento in cui c'è charity con grande responsabilità, però quando non c'è quell'opportunità comunque è un modo per stare insieme. Fondamentalmente siamo coppie che giocano, dove l'uomo passa la palla alla donna e gli unici che possono far gol sono le donne. Ecco, quindi questo ha un senso logico e pratico, pratico perché ovviamente non tutte noi sappiamo giocare a calcio e non ce la passerebbero mai diversamente. Esatto. Invece per la finalizzazione del gol, perché poi sono competitivi tantissimo, ovviamente abituati a giocare, per finalizzare il gol sono costretti e quindi c'è una grande interazione. È nato come? È nato da un'idea di una nostra amica comune, perché lei è anche un'appassionatissima di calcio, Cristiana, che saluto. E che bacio da lontano, anche se non mi sta ascoltando. Io ho posto un grande quesito, che era un quesito della mia casa, dico, devo tornare a far giocare a calcio mio marito. E allora a quel punto dice, vabbè, come facciamo? Senti, Non però a posso. questo punto, siccome l'hai nominato, dai, diciamolo chi è. Ecco, Ma sì, lo possiamo dire, non è un no, problema. perché Marta è sposata con Antonio Cabrini, che per quelle della mia generazione è un mito in tutti i sensi, dal mito calcistico al mito d'uomo. Ecco, quindi doveva tornare a giocare tuo marito? E allora per farlo, perché non voleva più fare sport, non voleva fare più niente, allora dico, vabbè, giochiamo noi. E quindi l'abbiamo un po' incastrato in questa cosa che chiaramente poi è diventato una roba meravigliosa. No, ma poi si diverte, dai. Lui diventa capitano, coach, è tutto lui, per cui Sì, ma poi è un devo dire che faro. abbiamo fatto queste partite meravigliose, abbiamo aiutato tantissimi, perché poi il taglio che abbiamo dato a questo tipo di aiuto è il recupero delle attività motorie di chi magari non può permettersi un certo tipo di Certo. cura, per cui abbiamo fatto tanto, abbiamo comprato tante cose, insomma siamo stati veramente divertendo, cioè è un lusso, io lo trovo un lusso sfrenato, il fatto di potersi divertire e far del bene in contemporanea. Esatto, e in particolar modo ricordiamo c'è stata una partita all'Harbour Club l'anno scorso che è stata invece tutta al femminile, vedeva gli uomini sugli spalti e in quell'occasione pensa che a me ancora adesso mandano gli screenshot, c'era Marco Lo Conte che è un collega che frequenta appunto l'Harbour Club che ogni tanto mi manda gli screenshot perché il video continua ad andare e ci sono io in versione portiere, tu invece in mezzo al campo a segnare. E,
verità che ci sarebbe stata anche quest'anno, purtroppo. Era già in programma la nostra partita all'Harbour Club contro il Magari la Milan recuperiamo in Fiorentina. autunno. Magari la recuperiamo in autunno. Sì, sfidiamo il Milan femminile e l'Inter femminile, che sono tutte le mogli dei calciatori, per cui loro sono agguerritissime e ci aspettano, visto che No, abbiamo però sempre diciamolo che hai vinto noi. vinto tu l'anno scorso, ha vinto la tua squadra. Sempre, abbiamo sempre, sono 2 anni, vinciamo sempre noi. Vabbè, c'è No, stato. allora questo per dire, però perché passiamo dal calcio? Perché in realtà tu stai diventando anche un'imprenditrice nel mondo dello sport. Sì, ho fatto questo, beh, come quando è facile, quando si coniuga passione e ti rendi conto che questa passione può diventare, diciamo, profittevole per il tempo libero e non solo, questo è successo. Quindi sì, una piccola startup, nulla di incredibile, però con grande slancio, perché è una cosa che mi diverte molto e mi appassiona. E ci vuoi raccontare qualcosa di più della startup o non puoi dirci neanche di No, no, questo? no, per carità, no, no, è molto semplice. Fondamentalmente c'è questo nuovo sport che è un po' diventato una mania, che è il Esatto, di padel. quello volevo parlare perché se ne parla pochissimo, però iniziano a giocarci tutti. Tutti, ma perché il segreto grandissimo, al di là della forma aggregativa, che oggi non dovremmo manco dire, se no non ci giochiamo mai più. Da Diciamo, soli davanti a un muro. la droga vera nasce dal fatto che il tecnicismo richiesto è a un livello molto basso, per cui ci si diverte con pochissimo tempo. Cioè con 3-4 volte che un po' si gioca, riesci comunque a divertirti. E questo è diciamo, il grosso valore di questo Che il sport. padel tennis lo diciamo perché non l'abbiamo Sì. detto. Sì, il padel tennis, diciamo che nasce sotto la grande cupola del tennis, che è uno sport straordinario che ha adepti in tutto il mondo. Questo nasce, diciamo, in Argentina, viene un po' tramutato da tutta quella che è l'egemonia spagnola, perché veramente in Spagna è lo sport di riferimento. E in Italia arriva in ritardo, arriva qualche anno fa, si sviluppa principalmente a Roma, anche per una questione ambientale, credo climatica. Vabbè, certo. E anche perché c'è tutta una community che è quella dei circoli del lungo fiume, che sono molto attivi, recettivi anche su tutte le cose nuove. E quindi si sviluppa lì. In realtà Milano è arrivato da qualche tempo, c'è già grande entusiasmo, c'è una bella community attiva che non vedo l'ora di riprendere. E fondamentalmente questa startup è un'aziendina che già esisteva, che si era un po' contraddistinta nell'organizzazione degli eventi, nella struttura, nel dare un taglio particolare a questo sport, e ci siamo un po' incontrati, quindi abbiamo rafforzato la compagine e abbiamo definito quelli che sono un po' gli obiettivi di uno sviluppo che però ha, diciamo, la grande possibilità di, come quando si arriva un po' primi, no? In certi ambiti, E di certo. pensare un po' in grande, quindi di dire vabbè, io non faccio una cosa un po' solo milanese, la faccio un po' più ampia. E questa è l'opportunità che possiamo cogliere noi, come tutti quelli che insomma si avvicinano a questo mondo, sicuramente con quella progettualità che ci portiamo dietro dall'esperienza Anche precedente. perché poi tu veramente sei un panzer e sei quadratissima, quindi dietro a qualunque tua iniziativa c'è una strutturazione davvero importante che poi dà solidità ai progetti. Ecco, non sei presa dalle passioni, pronti via e andiamo. Quindi sono certa che anche questa riuscirà a avere le gambe per camminare a lungo. Senti, siamo senza sport. Come si vive in casa tua senza sport? Ma devo dire, in casa mia in particolare, State guardando le partite di una volta, cosa fate? casa mia in particolare, che dove c'è una grande quiete, si vive molto bene, perché alla fine si parla di sport quasi 24 ore al giorno, tra interviste e dirette Instagram, per cui non si smette mai di parlare di sport. Poi io sto lavorando digitalmente, ma sto lavorando molto, molto attivamente sullo sport, e in più c'è una naturale tendenza un po' a scegliersi gli angoli della casa per poter esprimere quell'intimità, no? Che uno un po' cerca in quarantena, perlomeno. Quindi non Certo. siamo molto, la stiamo vivendo molto bene, devo dire, ognuno è impegnato sui suoi fronti, ma si parla di sport dalla mattina alla sera, perché siamo nella tana dello sport.
Speriamo di riuscire a tornare a vederlo dal vivo, insomma, riuscire a vedere qualche partita, qualcosa, anche se in Francia è arrivata la notizia appunto dalla conferenza stampa del Premier che lì il campionato è finito e quindi bisognerà vedere adesso che cosa succede in Italia. Lo Sì, date per finito anche lì? la Germania ci sta pensando, la Francia ha già deciso, l'Olanda ha già deciso, l'Italia è in contrasto in questo momento con le logiche di un business che ovviamente impone la ripartenza. Certo. Vedremo, insomma, perché la sicurezza è la parola chiave della ripartenza. Certo. Quindi diciamo che anche lì è una filiera che impiega parecchio, il mondo del calcio pesa all'80%, il calcio professionistico pesa all'80% sul totale dello sport italiano, anche in termini di occupazione, quindi di... Certo, perché poi non è soltanto il calciatore, ma è No, è anche tutto chi si occupa l'indotto, dello stadio, chi si occupa dello staff, della squadra, eccetera, eccetera. tutto l'indotto che genera, e quindi questo è diciamo che la spinta di chi vuole ripartire è perché si cerca di tutelare un business che ha un'ampia portata sul sistema economico italiano. Ovvio che deve poter conciliare con la sicurezza, per cui ovviamente il governo sta facendo un'azione di forza insieme ai suoi esperti, cercando di capire il rischio, che evidentemente è altissimo perché è uno sport di contatto, uno sport. Certo. È vero che tu isoli il pacchetto, il protocollo che aveva ipotizzato la FIGC è un isolamento, un protocollo molto preciso che prevedeva proprio un grande sacrificio anche degli sportivi e di tutto il seguito Cioè, i di questi giocatori anni qua. avrebbero dovuto vivere separati rispetto alle loro famiglie. Completamente, non solo i Esatto. giocatori, ma tutto il seguito, quindi innanzitutto con delle spese importanti, ma al di là di quello c'era proprio un approccio di grande sacrificio a questa cosa, ma evidentemente non basta, per cui se non basta bisogna riadattare il protocollo verso una direzione e Certo, soprattutto bisogna vedere come. stare a guardare perché sappiamo molto poco delle dinamiche. Vedi Germania che sono ricadute nel lockdown, siamo ricaduti in un indice di... E quindi cioè, ci sarà Sì, un... che rischiava di aumentare poi ieri, per fortuna, insomma, ieri sera sembra rientrato, però anche la Francia che era partita, riapriamo tutte le scuole, adesso invece dice no, ma ripartiamo soltanto per chi vuole andarci, quindi su base volontaria e soltanto materna e elementare. Quindi sì, c'è un po' di attenzione. Fra l'altro, se finisce qua il campionato, diciamo, quello che ne rimarrà più deluso è Lotito, che sperava quest'anno di potersela giocare, invece se viene frizzata così vince ancora una volta la Juve. Che ti devo dire? Adesso io sono un po' di parte perché chiaramente tocchi un tasto di discussione, ma anche in casa, perché lui è diventato juventino dopo essere nato milanista e poi per vocazione, essendo una leggenda diciamo degli azzurri, in qualche modo tifa tutti. Però chiaramente la spinta al bianconero da parte mia da sempre molto forte, per cui per me tocchi un tasto, come dire, quasi scontato, però diciamo che in questo momento dobbiamo far pensare di ripartire tutti compatti, indipendentemente dai colori, basta che si riparta. Guarda, c'è un Forza Napoli, è arrivato addirittura un Ma Forza forza Napoli nei Napoli, forza, commenti. forza, io dico forza Pescara perché è l'accezione Esatto, abruzzese, è un infatti. po' il punto, però diciamo forza tutto perché bisogna ripartire. Guarda, io ti ringrazio davvero tanto per questa chiacchierata, Vincenzo. Opportunisticamente direi di annullare questo campionato. Non so a che punto fosse il Napoli, ma se rischiava la B, adesso conviene forse veramente che No, venga però ha annullato. ragione Vincenzo, il Napoli Serie B non si può sentire, ragazzi, dai, adesso cerchiamo di rimettere a posto certi paletti. Guarda, Napoli, Napoli, ma non era messo male, dov'è? No, era No, sesto. ma sì, no, ma infatti non è in discussione, Napoli non è in discussione. Quindi, dai. No, però al di là appunto degli scherzi, manca anche come momento aggregativo, come dicevi tu, dai bambini che scendono al parchetto appunto alla Serie A, insomma, e non soltanto il calcio, chiaramente il basket, la pallavolo, qualunque tipo di sport, ma ricordiamo che dal 4 di maggio, secondo quanto ha detto Conte, sarà possibile soltanto per i professionisti allenarsi, ma in allenamenti individuali, quindi non di squadra, per cui non sembra essere passata l'ipotesi
ipotesi appunto di cui parlavi tu, di squadre che possano, professionistiche che possano tornare almeno ad allenarsi. E sappiamo che se non si allenano non è che da un giorno all'altro può ripartire il campionato, perché altrimenti rischiano di rompersi i giocatori al primo. Insomma, alla prima corsa o al primo slancio, perché insomma, se non si è allenati è più facile poi avere dei danni durante il gioco. Allora, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Ricordo a tutti che questa intervista rimane nelle stories 24 ore, ma poi viene salvata sia qui nelle IGTV che nel canale YouTube di Alle Iuppa. Quindi rimane a futura memoria. Vuoi lasciarci con un saluto in positivo? Perché tu sei sempre estremamente positiva. Op, no, cosa che c'è scritto? Happy, bellissimo, ecco, non lo vedevo. Happy, esatto. Cerchiamo di essere felici e, insomma, per quanto possibile, ognuno sta vivendo in situazioni, diciamo, che sono anormali, chi più, chi meno. Ecco, cerchiamo di tirare fuori tutte le energie positive che possiamo. Sì. Io ti abbraccio e E ha spero di bisogno di un tornare. sentimento positivo che ci conforta Esatto. un po', che ci dà una un grande speranza. Sì, perché altrimenti il paese non riesce a rimettersi No, in piedi. Io no, no, ti assolutamente. abbraccio, spero di rivederti presto anche su un campo da calcio, guarda. Ovunque, Monica, ovunque. Un bacio grande. Ciao Buona Monica, giornata. grazie, grazie a te, ciao, ciao.